Ciao a tutti ragazzi e bentornati al canale. Come potete ben vedere, oggi il video non lo registriamo né in montagna, né in baita, né all'aperto. Il motivo è molto semplice e immagino che lo sappiate già e non voglio nemmeno nominarlo questo motivo. Ma portiamoci avanti e cominciamo a pensare alla montagna, alle nostre escursioni che faremo, si spera, a breve e quello che ci servirà da portare con noi. Per queste escursioni, magari di più giorni anche, perché sicuramente avremo voglia di stare in giro un po' di tempo. Bene, e allora ne approfitto per parlarvi di una torcia frontale. Sono molto contento di farvela vedere perché è un prodotto veramente di altissima qualità. Era quello che mi serviva proprio, la torcia frontale, perché la utilizzo molto sia in alpinismo che in escursionismo. Quindi adesso andiamo a vedere in dettaglio questa torcia che, come vi ho già detto, è un prodotto di altissima qualità. Ed eccola qui la nostra O-Light per un kit. Kit perché comprende la cinghia da testa. Vediamo già subito alcuni dettagli sulla scatola riguardo le sue caratteristiche. 2000 lumens massimo, 120 metri di distanza di fascio di luce. Garanzia di 5 anni. Dietro abbiamo tutte le altre varie caratteristiche che adesso andremo a vedere più nel dettaglio facendo questo piccolo unboxing. Ci rendiamo subito conto della qualità del prodotto già dalla scatola, cioè non è lasciato niente veramente al caso. Ecco qui la nostra torcia. Nella scatola abbiamo, come dicevo prima, la cinghia da testa, che è in questa scatola, e qua abbiamo il caricabatterie e un laccetto. Andiamo a vedere da vicino questa torcia. Come vedete la qualità costruttiva è eccellente, è veramente ben costruita, dà un'idea assoluta di solidità ed ha delle caratteristiche tecniche che dopo in seguito andremo a vedere meglio. Aprendola, possiamo vedere la batteria da 3500 mAh, qui in questa scatolina è presente il caricabatterie magnetico ed un laccetto. Il bello di questa torcia è che può essere utilizzata sia come torcia frontale che quindi come classica torcia da mano. Questo è il laccetto da utilizzare se la volete utilizzare come torcia a mano. E questo è il caricabatterie magnetico che secondo me è veramente una genialata perché è praticissimo. Guardate che roba. È una ricarica rapida, ci mette 3 ore e mezza per ricaricarsi. E come vi dicevo prima, guardiamo proprio i dettagli, la qualità costruttiva anche del caricabatterie. Abbiamo della cavetteria sicuramente di qualità, oltre che questo sistema veramente molto ingegnoso, che a me piace moltissimo. Quindi iniziamo subito a dire che la torcia è calamitata ed è una delle sue caratteristiche particolari. Quindi è una torcia che, oltre per l'uso escursionistico in montagna, all'aperto, può essere utilizzata anche per fare lavori, ad esempio meccanica. La potete
fissare grazie al magnete, ad esempio, sulla vostra macchina, utilizzarla per lavorare sulla vostra macchina, per esempio. In quest'altra scatola invece abbiamo la cinghia da testa. Anche questa devo dire che la qualità costruttiva è veramente eccellente. Come vi dicevo prima, non è lasciato nulla al caso, ci sono anche le fasce riflettenti. E l'altra cosa geniale di questa cinghia da testa è che presenta un magnete al suo interno. E quindi, vabbè, adesso dobbiamo smontare la clip, perché come vi dicevo prima, questa torcia può essere utilizzata in varie modalità, sia come torcia a mano che con la clip, quindi potete fissarla al vostro zaino, me la potete fissare dove volete, altrimenti la fissate così semplicemente grazie al suo magnete. La cinghia da testa. Questa è una cosa molto pratica perché grazie al magnete la torcia rimane ferma, voi potete chiudere l'accetto, molto semplicemente, senza alcun problema. Quindi voi immaginatevi, magari volete fare la transizione dall'utilizzo della torcia a mano e avete la cinghia da testa magari sul caschetto, sull'elmetto, e volete fissarla senza tribulare, voi prendete la torcia, la calamitate e poi chiudete il l'accetto. Ma adesso andiamo a vedere più in dettaglio le funzionalità di questa torcia. La torcia presenta un interruttore su questo lato e qui c'è un sensore ad infrarossi, del quale vi spiegherò meglio in seguito la funzionalità. Dunque, andiamo a vedere le varie modalità di illuminazione che ha questa torcia. Allora, vi spiego brevemente il funzionamento. Con un doppio clic abbiamo la modalità a 2000 lumens, quindi quella più potente, che è questa, che fa veramente una luce notevolissima ed ha un fascio, un cono molto ampio, quindi è perfetta come illuminazione, secondo me intermedia, è giusto un compromesso tra profondità e ampiezza di illuminazione, quindi è una caratteristica secondo me fondamentale per una torcia frontale, perché la torcia frontale, per quanto mi riguarda, non deve illuminare in lontananza, deve illuminare una via di mezzo, perché vi deve permettere di vedere quello che avete davanti a breve distanza e a media distanza. Sicuramente con questi 2000 lumens avete un'illuminazione esagerata. Facendo un click invece, entriamo nella modalità di illuminazione normale, possiamo definirla così. Se voi tenete premuto, automaticamente la torcia passa dalla modalità a bassa potenza, media e alta. Rilasciando l'interruttore, voi selezionate quella che vi interessa, quindi bassa, media, alta. Quella che abbiamo visto prima invece era la modalità turbo, quindi quella 2000 lumens, quella più potente. Mi piace molto anche il fatto che la luce abbia questo effetto sfumato quando si accende. Quindi non è un'accensione netta, tam, è un effetto sfumato, guardate. A me piace molto. Un'altra modalità di utilizzo di questa torcia è questa che vi faccio vedere. Tenete premuto il pulsante per 2 secondi. La torcia emette un piccolo flash a bassa potenza e da questo momento voi potete utilizzarla in questo modo, come torcia di segnalazione. Volete tornare alla modalità precedente, tenete premuto il pulsante altri 2 secondi e siete tornati alla modalità di torcia normale. Quindi voi, se tenete premuto, potete passare dalle tre varie modalità.
un clic si spegne, doppio clic, modalità turbo, un clic si spegne. È presente anche una modalità di emergenza che potrebbe essere molto utile per noi escursionisti quando andiamo in montagna, che è la modalità SOS, che si attiva schiacciando tre volte velocemente il pulsante di accensione. Ecco, questa è la modalità SOS. Clic, la disattivate. Un'altra funzione molto molto interessante è il timer. Questa torcia ha due timer, un timer da 3 minuti e un timer da 9 minuti. È una funzione che secondo me può tornare molto utile nei bivacchi, nelle baite di montagna che non hanno illuminazione, non hanno pannello elettrico, e quindi voi prima di addormentarvi magari avete bisogno di tenere una luce accesa senza poi dovervi rialzare per spegnerla. Questo è un esempio di utilizzo che a me viene in mente. Per esempio, siete con altri amici all'interno di una baita senza corrente, attivate il vostro timer di 3 o di 9 minuti, la piazzate dove volete, magari anche col magnete, fate quello che dovete fare, vi preparate il letto e lei in automatico, dopo il tempo che avete selezionato, si spegnerà da sola. Quindi è una funzione veramente molto utile questa. Dunque, come si attiva il timer? Allora, accendete la torcia con un clic e una volta che la torcia è accesa fate doppio clic tenendo premuto. Vedete che ha fatto due flash. Questo doppio flash significa che è attivata la modalità 9 minuti. Quindi dopo 9 minuti la torcia si spegnerà. Se volete passare alla modalità 3 minuti fate sempre doppio clic tenendo premuto, avete visto che ha fatto un flash, questa modalità si spegnerà dopo 3 minuti. Un'altra cosa molto intelligente che è stata pensata per questa torcia è il sensore ad infrarossi. Come funziona il sensore ad infrarossi? Allora, attiviamo la torcia alla massima potenza. Se voi coprite il sensore ad infrarossi col dito, vedete che la torcia abbassa la potenza. Se voi l'avvicinate a un oggetto, abbassa la potenza. Se la infilate così com'è nello zaino, abbassa la potenza e dopo 30 secondi automaticamente si spegne, si disattiva. Quindi è una sicurezza per evitare che la torcia si possa accendere accidentalmente e si possano consumare le batterie. Cos'altro possiamo dire di questa torcia? Beh, possiamo parlare del peso, sono 120 grammi, quindi medio leggera. Ci sono prodotti anche più leggeri come torce frontali, ma chiaramente questa, avendo una batteria più potente, abbiamo una maggiore durata e quindi è normale che ci sia un pochino di peso in più, ma comunque 120 grammi sono veramente pochi. Con la cinghia da testa arriviamo a 170 grammi totali. Vi faccio un riepilogo della durata in base alla luminosità. Abbiamo 2000 lumens 2 minuti e mezzo, 800 lumens 160 minuti, modalità alta potenza 500 lumens quindi 4 ore, modalità media 120 lumens 15 ore, modalità bassa 47 ore e mezzo 30 lumens e modalità moon, modalità proprio luce tenue 5 lumens, può durare fino a 10 giorni. Chiaramente io penso che la modalità che utilizzeremo di più sarà la modalità media o alta al massimo, perché comunque già la modalità alta fa veramente moltissima luce. La modalità turbo illumina veramente tantissimo. Ma adesso andiamo a vedere con il nostro caschetto d'alpinismo. Come vi dicevo prima, la comodità del magnete vi permette di agganciare provvisoriamente già la torcia grazie al magnete e poi di chiuderla definitivamente con l'accetto in gomma.
A livello di peso devo dire che praticamente non si sente, è molto molto leggero. Quindi voi pensate di passare dall'utilizzo come torcia a mano all'utilizzo come torcia da testa. Avete già la cinghia da testa fissata sul casco. Non dovete tribulare per fissare l'accetto in gomma tenendo la torcia ferma, perché basta appoggiarla, lei rimane lì e basta agganciare il laccetto in gomma semplicemente. Abbiamo forse qualche piccola difficoltà nella rotazione, perché essendo la superficie zigrinata, ruvida, chiaramente fa un pochino di resistenza a girare, però d'altra parte abbiamo il vantaggio di avere la torcia stabile e fissa nella stessa posizione una volta che troviamo l'angolo di illuminazione che ci interessa. Bene, ragazzi, credo di avervi detto tutto di questa torcia, la Olight Perun. Che vi posso dire? È sicuramente un prodotto di altissima qualità, senza dubbio. Purtroppo non vi posso far vedere l'utilizzo sul campo, perché per i motivi di cui vi parlavo prima. Comunque, senza ombra di dubbio, è un'ottima torcia, forse è la migliore che ho avuto fino adesso, e non vedo l'ora di testarla. Ma parliamo un po' di prezzi. Quanto costa questa Olight Perun? Costa 119 euro, non è sicuramente un prodotto economico, ma come vi ho detto prima, è un prodotto di altissima qualità, quindi la qualità si paga, è un prodotto definitivo. Una volta che voi avete questa torcia, sicuramente non la cambierete l'anno successivo, è un prodotto che vi durerà tempo, vi durerà anni. Personalmente sono molto soddisfatto, non vedo l'ora di utilizzarla sul campo. E niente, credo di avervi detto tutto. Quindi vi ringrazio, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete già iscritti, di seguirmi su Instagram e alla prossima. Grazie per l'ascolto, ciao a tutti.